mattina salta dal letto, fa un bel bagnetto, corre in cucina, saluta Armando, esce correndo, sveglia le viole, gioca a pallone con il leone, all'ippopotamo dice buongiorno, sorride a tutti quelli che ha intorno, ha tanti amici, 303. Perché? Perché? Perché la timpa, ecco perché. Perché la timpa, ecco perché. Presto, Armando è già in piedi. Presto, Armando è già sveglio. Ancora a letto? Stavo finendo un sogno. Lo finirai domani. Ora alzati, fa come me. Devo fare tutto come lui. Alzarmi, pettinarmi, lavarmi e leggere il giornale. Vediamo cosa c'è di nuovo. Pigrona, non si può dormire tutto il giorno. Lo sai che mi sembri l'Armando? Giochiamo, dai. Gol! Sono la campiona. Per forza, giochi da sola. Prova tu allora. Per forza, non hai i piedi, ci penso io. Mi è scappata. È sparita. Era la scarpa di Armando. E adesso? Ci penso io. Sei sparita. Sono... Mamma mia, quanta erba! Portiamola alla signora Mucca. A lei piace moltissimo. Che delizia! Grazie mille. Lei è la sedia Sandra e io sono la Pimpa. Piacere di conoscerti. Perché non giochi col mio bambino? Si chiama Vito. Ciao. Ciao. Corriamo. Corri forte anche se sei piccolo. Ma crescerò e diventerò grande. Cosa farai da grande? Il torero. E come si fa? Adesso io tengo questa stoffa rossa e tu devi colpirla con la testa. Hop, hop. Non mi piace molto questo gioco. Torniamo da tua mamma. Abbiamo giocato. Allora fate merenda. Latte, burro e formaggio. Era tutto buonissimo. Devo tornare a casa. La porto io. Grazie di tutto. Grazie a voi per l'erba. Questo è per il signor Armando. Non sarai ancora lì da stamattina, spero. Sono stata fino a casa della mucca. Ed è lontana, sai. Devo crederti. Certo, mi ha dato questo pacco per te. Ah, il formaggio. Che bontà. Mi credi adesso? Sì. Vedi come fa bene andare un po' a spasso?